Ciao a tutti e a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Betty Mille Hobby e questo è il terzo video dedicato al sito Cobiz, dove vi faccio vedere come ho utilizzato i prodotti che ho preso. Quindi il nastro in pizzo, la fustella della libellula, che poi sarebbe questa, e ho utilizzato anche la cornicetta dei cuori, eccola qui. Quindi adesso vi lascio il video e insomma spero che vi piaccia. Ciao ciao. Per quanto riguarda le dimensioni del mini album, è lo stesso che ho fatto vedere nel video precedente, cioè 17 cm per 16. E quindi tutte le informazioni sulle misure dell'album lo trovate poi in un post dedicato su Instagram, sempre Betty Mille Hobby. Allora, ho creato la struttura dell'album e voglio decorare la copertina usando questo nastro, però non piatto così, ma arricciandolo. Quindi io nel mezzo qui del nastro vado a fare una filza, cioè entro ed esco, anzi prima magari fermo bene il filo e poi vado a fare una filza qui al centro, prendendo un po', diciamo, laterali questo qui in mezzo e il centro, perché qui praticamente è il punto dove sono, diciamo, uniti i due nastri, perché di solito si taglia in mezzo e se ne usa metà o anche tutto intero, però di solito io faccio così e vado avanti appunto con questa filza ogni tanto tiro il filo e creo l'arricciatura e vado avanti fino a che non raggiungo la lunghezza che desidero. Ecco qui, ho fatto l'arricciatura, non ho tagliato ancora perché mano a mano che andrò ad incollare, poi vedo dove arrivo e rifilo. Quindi con un po' di pazienza inizio e incollo usando delle piccole gocce di colla a caldo. Ho recuperato questa cornicetta della quale non mi piaceva come era venuto il colore e quindi ho incollato un pezzo di carta al centro e qui ho tamponato con dell'acrilico bianco. Sulle carte che ho scelto ci sono anche dei colori giallini, quindi lo sfondo ci sta, c'è cioè il lilla, il verde, vari fiorellini, quindi diciamo che con la palette ci siamo. Sopra vado ad incollare questa bambolina che ho realizzato in porcellana fredda e poi l'andrò a posizionare qui, così
Queste copertine che sto facendo ultimamente per questi album sono particolarmente ricche, diciamo, di elementi anche, diciamo, in 3D, perché risaltano, non sono, diciamo, piatti, nel senso che non mi sono limitata a mettere, diciamo, ecco, che ne so, dei cuori, delle farfalle in piatto. Mi piaceva proprio l'idea di dare degli spessori della tridimensionalità e di, diciamo, accostare questi elementi che siano, diciamo, un po' in linea anche con le foto che andranno all'interno dell'album, perché mi sono state comunque consegnate. E quindi è un album che conterrà delle foto del secolo scorso, in bianco e nero, di persone vissute tanto tempo fa, e quindi mi piaceva l'idea, siccome ci saranno delle nonne, delle bisnonne, queste fotografie bellissime, antiche in bianco e nero, ho pensato ai merletti delle nonne, alle cornicette, a qualcosa di romantico, di antico, diciamo, che richiamasse, diciamo, quell'epoca così lontana e appunto in qualche modo dare, diciamo, quel tocco lì un po' classico. E quindi ho pensato appunto di decorare la copertina in questo modo. E poi qui intorno ci andranno altri elementi, farfalle, libellule, che andranno appunto a completare la composizione. Ecco qui, questo è l'album finito. Come vedete, appunto, ho applicato il nastro di pizzo, la cornice in resina e questa bambolina che ho realizzato in porcellana fredda, e poi ho aggiunto delle farfalline. Queste sono in rilievo e queste altre le ho lasciate normali, così senza lo spessore. Le carte che ho utilizzato per decorare sono queste qui, Vintage Butterfly, sono 36 fogli della misura di 6 pollici per 6 pollici. Ho usato anche l'altra fustella, quella dei cuoricini. Quindi ho appunto fustellato un pezzo di cartoncino e poi l'ho incollato alla fotografia. Cioè, prima ce l'ho messo sopra la fotografia, ho fatto i contorni, ho, diciamo, ritagliato, ho rifilato e poi ho incollato alla fotografia e successivamente l'ho incollato alla pagina dell'album. Quindi questa cornice è veramente carinissima. Si possono anche magari fare altri cuoricini più piccoli qui, insomma, mi piace veramente tanto. E la fustella ve la faccio rivedere, eccola, e vi do anche le misure. È circa, allora, intera è tipo 10 per 10 più o meno, mentre l'ingombro dentro è qualche centimetro in meno, tipo 6-7 centimetri per 8 e mezzo, perciò, insomma, una fotografia, un primo piano, insomma, anche un disegno, insomma, un bel quadretto ci viene. Questo è l'altro lato. Poi ovviamente sono tutti i buchini per
estrarre, ma io ho fatto subito e quindi qui è rimasto un pezzettino di carta. E quindi questa è la fustellina cornicetta a cuoricini. Poi con il nastro, sempre questo qui di pizzo, ho creato due sacchetti bomboniera che possono essere utilizzati sia per battesimo che per comunione, anche per matrimonio, perché no. E di seguito vi do delle indicazioni appunto su come realizzarli. Per decorare il nostro sacchettino abbiamo bisogno appunto del sacchettino, 4 pezzi di nastri. Di circa 22 cm l'uno, uno è da 1,5 e uno è da 2 cm, un pezzo di nastro da 0,45 mm e il nostro fantastico nastro di pizzo. Per prima cosa faccio un doppio nodino qui sul sacchetto, ovviamente prima lo imbottiamo e ci mettiamo il sacchetto dei confetti e dentro alla bustina di plastica e al tulle e poi facciamo due nodi. Piego più o meno a metà e faccio, anzi, prima con questo più largo e alterno. Faccio questa sorta di occhielli. E alterno uno più grande, uno più piccolo. Andando un po' a scalare. Prendiamo i nostri nastri, li poggiamo e li fissiamo con un paio di nodi. Ho preso un pezzo di nastro e l'ho tagliato a metà, perché vedete qui. Tra le due parti si può tagliare e faccio in questo modo un fiocchetto lo appoggio qui e faccio due nodi. E poi possiamo mettere un cuoricino, in questo caso azzurro per rimanere in tinta, qui al centro. Per la scatolina parto da un quadrato di carta di 24,1 x 24,1 e vado a fare il primo punch a 6,5. Allora, quando qui non ci sono più i centimetri che si va oltre, qua ho riferimento di 15 centimetri. Allora faccio combaciare, perché se no mi sbatte qui, il 20. Vedete? Con il 15. E facciamo finta che questo è il 15, quindi arrivo a 17,5, quindi 15, 16, 17,5, quindi qui mi fa riferimento al 18,5 in questo caso, poi dipende da come mettete la riga. Lo faccio scorrere
Levo la squadra, la riga e pancio e tiro la linea. E poi per il resto è semplice perché seguo le linee precedenti, come per ogni scatolina, e continuo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi di ispirazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!